Senti, facciamo così, andiamo a fare un viaggio con Yader Fabbri tra alimentazioni e squadre del ciclismo per capire che cosa succede e poi torniamo qua, via. Siamo venuti a trovare il team Androni Sidermec e abbiamo qui il team manager Gianni Savio che ci racconterà un po' l'esperienza del giro. Un giro corso sempre all'attacco, direi in quasi tutte le tappe. Abbiamo cercato la vittoria con attacchi da lontano e l'abbiamo sfiorata con Oscar Gatto, a Forlì con Franco Pellizzotti, ad Imola e poi ancora a Vicenza, ripreso in prossimità dell'arrivo. Credo che avremmo meritato una vittoria che comunque continuiamo ad inseguire. Manca ancora una settimana e i tanti tifosi che ci sostengono con grande calore e che io ringrazio di cuore ci vedranno, credo, nuovamente all'attacco. Siamo col dottor Vicini che ci racconterà appunto la cena dell'Androni Sidermec di questa sera. Cominciamo con un buffet di verdura cotto crudo come al solito, passiamo alla pasta lungo corto o riso in bianco condita con o del pomodoro o del crudo, dopodiché carne magra, bianco rossa, pesce, sempre frutta comunque, eventualmente come dessert della crostata di frutta che va sempre bene, acqua, tanta idratazione. Non ho grandi preferenze, mangio, inizio magari con un piatto di verdura, di insalata e intanto aspetto il primo, di solito mangio un piatto di pasta, preferisco corta, pasta corta con sugo al pomodoro o in bianco. Come raccontava Pellizzotti, il pasto della serata parte sempre con un piatto di verdure cotte o crude, alle quali verrà aggiunto sicuramente un piatto di pasta o cereali, in relazione anche al chilometraggio del giorno successivo. Non può mancare una buona fonte proteica come carne bianca o pesce. Yader Fabbri con voi in giro. L'impegno di tutto lo staff che segue una squadra di ciclismo dalla A alla Z, un po' di dietro le quinte, e l'impegno anche da parte dei medici, sempre fondamentali. Hanno clienti insospettabili, guarda, una volta i ciclisti dicevano ciao mamma, io dico ciao e grazie a dottor Vicini perché mi ha curato con tanta generosità per una bronchite che ho avuto negli ultimi anni, negli ultimi giorni, e anche Yader Fabbri, devo dire, ci ha aggiunto qualche vitamina. Questa è veramente una grande comunità, una grande e fraterna comunità in cui nessuno nega aiuto a nessuno. Sì, è proprio così Marino, il ciclismo è l'unico sport dell'amicizia, fratellanza, solidarietà, quindi è un grande sport, questo è da esempio per tutti gli altri sport. In questa amicizia e questa fratellanza non dimentichiamoci mai di dire anche oggi rispettate i corridori sul Monte Ologno, come avete fatto, siete stati abbastanza bravi nelle ultime tavole. Yader Fabbri ci ha fatto vedere, ci ha mostrato il dietro le quinte dell'Androni, ma c'è anche un altro dietro le quinte di persone che lavorano e che si danno da fare per farvi vivere nel miglior modo possibile il Giro d'Italia. Un dietro